Quella linea sottile che divide il donare dal ricevere, c'è una piccola e sottintesa differenza, e questa differenza emergerà nella performance che farete oggi nel pomeriggio. Certo, perché il donare esprime proprio una consapevolezza di te stesso, che stai tu donando qualcosa all'altro, mentre il ricevere è proprio il fatto che tu inizi a comprendere l'altruismo che una persona ha verso di te, e quindi sei più propenso ad eseguire sia l'azione nell'atto performativo e sia ad accettare l'oggetto che ti viene appunto regalato. Ogni atto, ogni azione del donare e del ricevere, che sia appunto diretto o indiretto, fa sempre parte proprio del concetto in sé della performance, perché anche se dai un oggetto che apparentemente può sembrare inutile o appunto di uso comune, che non ti aspetteresti mai che può servire realmente a qualcosa per te stesso, tramite appunto un'azione scritta su questi bigliettini, la persona può interagire con quell'oggetto in maniera diversa e acquisirne appunto un altro modo di legarsi a quell'oggetto, un altro modo di sentire quell'oggetto e di vedere quell'oggetto appunto tramite un'altra prospettiva. Magari una penna che ti può sembrare una semplice penna da scrivere, in quel momento durante la performance quella penna ti può essere utile magari per creare appunto delle interazioni, tipo mi scrivi questa cosa sul mio taccuino, mi annoti questa cosa, mi segni per favore questa cosa, sono tutte interazioni. Allora, dunque, questo percorso che stiamo elaborando in questo momento servirà appunto a noi performer a circolare all'interno della galleria. È un percorso prestabilito proprio perché i due lati opposti della mostra devono essere collegati attraverso un percorso dove le persone si incontrano tra di loro, e appunto questo incontro, in questo incontro all'interno del percorso avverrà il dono. Il momento in cui noi performer doneremo l'oggetto al fruitore. Il fatto sta che noi performer non possiamo uscire dal nostro percorso proprio perché è un nostro spazio. Essendo un nostro spazio ed essendo quindi parte di noi, scegliamo noi a chi dare l'oggetto, a chi regalarlo, a chi donarlo appunto. È solo all'interno del percorso, ovvero solo il fruitore che sarà all'interno del percorso e che attraverso la camminata incontreremo, allora doneremo l'oggetto in modo casuale. Il primo che incontreremo durante il nostro tragitto doneremo l'oggetto, e da lì il fruitore inizierà a giocarci, a compiere azioni o a seguire appunto le istruzioni scritte sul cartellino. Salve, sono Salvatore Iannello, componente dell'ultima fila contemporanea, e siamo un collettivo di artisti cresciuti insieme comunque nell'Accademia di Belle Arti. Ci siamo conosciuti lì grazie proprio al corso tenutosi dalla professoressa Gravano, e di percorsi artistici differenti, perché siamo quattro di noi, poi all'occorrenza 5-6 tra fotografi, performer e coloro che si occupano di comunicazione video, non soltanto. Mentre queste performance, soprattutto questa, si concentrano sugli spazi, cioè il rapporto tra fruitore e performer, ma anche tra fruitore e spazio. Infatti, cos'è la cosa interessante che noi poi agiamo e soprattutto facciamo durante le nostre azioni performative? Il margine, la linea,
questa linea che noi facciamo con questo oggetto così, come dire, di uso quotidiano, no? Così povero, lo scotch, l'adesivo. E questo cosa serve? Serve praticamente a delimitare delle zone. Noi facendo questa cosa è come dire, come se stiamo costruendo, se stiamo proprio diventando architetti per certi versi, no? Facendo degli spazi, stiamo costruendo questi spazi immaginari, muri immaginari, dove il fruitore può o no abbattere. La cosa interessante adesso di questa performance che faremo qui a Castel dell'Ovo è un percorso. Questo percorso dove noi cammineremo per mezz'ora dando e donando degli oggetti. Quindi questi oggetti che sono sia del vissuto nostro ma anche trovati nella città di Napoli, quindi possiamo trovare San Pietrini, possiamo trovare oggetti di uso quotidiano, quindi chi gioca a carte o no, e ci divertiremo appunto, perché attraverso il divertimento possiamo, come dire, abbattere la prima barriera dell'uomo, un gioco, attraverso il gioco, questo gioco possiamo entrare nell'anima e nel, soprattutto nell'istintività del volo, secondo me. Questi saranno attaccati poi vicino agli oggetti e il fruitore potrà, attraverso queste indicazioni, sono consigli più che altro, fare ciò che sta scritto. Ma anche se non lo facesse, non è questo l'importante. L'importante è che, come ho detto prima, è l'intervento, è lo scambio. Su come interagire, su come usare questi durante la mostra, quindi questo è il fruitore, può anche scrivere misura il tempo della performance, mentre poi il fruitore decide di fare tutt'altra cosa, qua c'è l'evoluzione, l'imprevisto. Thank you.